Eccoci qua, col secondo video che sto preparando di questo, diciamo, gruppo introduttivo allo studio di materie da me proposte. Qui stiamo parlando di canto. Allora, questo, adesso ho fatto un video che riguardava lo studio del canto moderno per principianti. Adesso quello che sto per iniziare adesso è un video che riguarda lo studio del canto jazz, che non è per principianti, non è per principianti del canto in generale, del canto jazz, certo che può essere per principianti. Ecco, ribadisco, questi video non hanno nessuna intenzione di essere delle lezioni, perché io non credo nei tutorial per lo studio del canto, credo che lo studio del canto debba essere fatto in modo diretto con il proprio insegnante, e io, se insegno a qualcuno, ho bisogno di un rapporto diretto con la persona, che sia di persona o in questo periodo storico in cui siamo stati anche costretti, abbiamo scoperto anche questo mezzo, dove serve e per un periodo di tempo non eterno, si può fare anche online, e dove i mezzi tecnici e tecnologici dello studente ci sono per poter fare arrivare la voce in modo adeguato e tutto il resto. Però non vogliono questi video che io chiamo in pillole, non si vogliono in nessun modo sostituire delle lezioni, sono solo delle introduzioni per stimolare l'interesse, per stimolare un dialogo, per chi appunto stesse riflettendo su questo genere di cose. E poi, altra premessa, io parlo esclusivamente dal mio punto di vista e dalla mia esperienza. Altri colleghi potranno dire cose anche molto diverse, non siamo tutti uguali, io parlo per me. Allora, lo studio del canto jazz, è un percorso che io consiglio a tutti gli studenti di canto. Perché? Perché il jazz è un tipo di musica che fa crescere in modo esponenziale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista creativo, dal punto di vista tecnico, qualsiasi studente di musica, in questo caso di canto. Anche se poi questa persona dirà: ma sì, ma io non voglio poi cantare jazz, io poi canterò tutt'altro genere musicale, farò tutt'altre cose. Non importa, questo dà comunque una base di presupposti che daranno una forza, una tecnica e una capacità improvvisativa, se lo studio viene fatto bene, ovviamente, questo è sottinteso, se lo studio viene fatto bene, tutto questo dà dei mezzi, diciamo, che saranno assolutamente eccezionali. Io, per quel che riguarda lo studio del canto jazz, posso darvi consigli. Allora, prima di tutto, per studiare canto jazz è importante anche ascoltare jazz. Io parto dal presupposto che è fondamentale ascoltare non tanto l'ultimo cantante di grido che ha fatto la canzonetta pop che assomiglia al jazz. Chi vuole se l'ascolti, ma dico, non è da quelli che si imparano grandi cose, ma dai grandi maestri storici. È fondamentale ascoltare Ella Fitzgerald, è fondamentale ascoltare Sarah Vaughan, Nina Simone, Frank Sinatra, eccetera, eccetera. Ma nel jazz non c'è soltanto questo. Nel jazz c'è anche la bossa nova, tutto il mondo della bossa nova brasiliana, Jobim in particolare, tutta la musica di Jobim, straordinaria. Anche ascoltare quel genere di musica per chi non l'avesse mai ascoltato e dice: io voglio studiare canto jazz, è fondamentale. Così come approcciare il blues, ok? Che può essere anche il primo step. Per molti casi quello è il primo step. Non nel mio caso, io non vado in quella direzione lì, però ci sono molti insegnanti che per iniziare uno studio di canto jazz fanno partire dal blues, perché insomma viene visto più approcciabile, in modo più semplice, eccetera. Io mi occupo poi anche di sperimentazione vocale, è un ambito per me importantissimo, di cui ora non parlo perché sto parlando di chi vuole approcciare, chi vuole iniziare lo studio del canto jazz, però c'è dentro io, nel mio modo di lavorare, per chi affronta il jazz, faccio affrontare anche un po' di sperimentazione vocale. Spiegherò poi meglio in altri video, perché questo è solo il primo dei video in pillole, in questo caso sul canto. E spiegherò poi in altri video che cosa intendo con questo discorso della sperimentazione legata a jazz. Chi decide di studiare canto jazz non può essere un totale principiante del canto, per un semplice motivo, perché prima
prima di tutto, per una persona che inizia a studiare, bisogna iniziare a costruire una buona tecnica vocale. Io direi un'eccellente tecnica vocale. E ci vuole tanto tempo. Ma ok, non verrà proposto lo studio del canto jazz dopo 30 anni che uno studia canto, molto prima, voglio dire, si possono fare le cose anche insieme. Io sto studiando tecnica e nel frattempo studio canto jazz. Ma ci devono essere necessariamente già delle basi, perché si sta approcciando un genere musicale, in questo caso un genere canoro, che presuppone l'esistenza stessa di una buona base tecnica per la voce, perché altrimenti non sono possibili, non è possibile un sacco di roba, che ora spiegarla in pillole così starei a banalizzare un discorso che poi può essere approfondito. Quindi io consiglio vivamente lo studio del canto jazz, ma lo consiglio a chi ha già delle basi. Chi non ha ancora queste basi, cosa può fare? Iniziare ad ascoltare tanto jazz. Iniziare ad ascoltare tanto jazz e magari iniziare nel suo piccolo a affrontare qualche standard molto semplice senza voler strafare. Ecco, altra cosa. Quando io insegno canto jazz a degli allievi di canto, dico sempre: attenzione, quando iniziamo a lavorare sull'improvvisazione, che è un aspetto assolutamente fondamentale, importantissimo per qualsiasi musicista jazz, ma anche per qualsiasi cantante jazz nello specifico, io dico sempre aspettare a strafare, meglio muoversi per piccoli passi. Prima proviamo a improvvisare con il testo della canzone facendo delle piccole modifiche, poi lavoreremo su modifiche più ampie, poi lavoreremo sulla improvvisazione scat, quindi senza le parole, e però l'approcceremo sia da un punto di vista tecnico, con tutta una serie di esercizi musicali e tecnici, sia da un punto di vista creativo libero, perché a me piace unire sempre i due aspetti: grande tecnica, fondamentale, molto forte, e al contempo grande creatività, ma cercando di non fare mai il passo più lungo della gamba, proprio per tutta una serie di motivi che poi diventano assolutamente chiari nel momento in cui si fa un percorso di studio. Per cui chi volesse studiare canto jazz con me, mi contatti. Chi volesse studiare canto jazz in generale, anche non con me, ma ha visto questo video e de de desidera magari capire meglio che cosa vuol dire studiare canto jazz, perché canto jazz uno pensa solo magari a un genere musicale molto ristretto. In realtà lo studio del canto jazz apre a un'ampiezza di possibilità enorme. Poi, tra l'altro, un percorso di studio che non finisce mai, perché c'è quello tecnico che continua a unirsi, perché è sempre più importante avere una tecnica molto forte. Quello musicale si amplia all'infinito. L'improvvisazione apre 100.000 porte, fino anche alla sperimentazione, ma di cui parlerò in altro ambito. Per ora mi fermo, vi ringrazio e andiamo avanti con la prossima puntata di questi video di canto in pillole.